avere evitato il fallimento e l'apertura di procedure concorsuali, ma questo non è ancora sufficiente. Noi abbiamo bisogno di un progetto industriale capace di rilanciare la fabbrica, per far sì che in quella fabbrica si vadano a produrre uno o due autobus al giorno e non uno o due autobus al mese. Così siamo destinati a fallire. E poi c'è la vertenza ASIDEP, che è una vertenza delicatissima, perché 56 lavoratori rischiano il posto di lavoro nelle prossime settimane. Abbiamo chiesto anche qui un tavolo alla prefettura, che questa mattina risolliciteremo, per fare in modo che Pasquale Pisano, insieme ai curatori fallimentari e al sindacato, vadano a individuare misure alternative al licenziamento, che secondo noi ci possono essere, e all'interno di un percorso di ammortizzatori sociali va individuata una strategia di comune accordo per far uscire la depurazione dal guado. Secondo me esistono le condizioni solo se c'è la volontà da parte di tutti. Allora, giusto.